Vi faccio vedere cosa ho comprato per i conigli. Allora, il fieno di 3 kg. Sì, mi sono fatta male. Questo qua, 13 euro, quasi, quasi 14 euro. Però dovrebbe essere naturale perché in teoria c'è scritto naturale e sembra buono. Boh, glielo faccio provare, vediamo. E poi il pallet da mangiare, questo qua. Sono 6 kg, tutti e due sazietti. Io gli prendo questo perché è buono e poi è naturale al 100% e loro lo mangiano. Ho preso due confezioni. Questo è lo shopping per il momento che ho comprato. Poi quando arriverà, diciamo, il trasferimento della casa, giustamente comprerò tutto nuovo. Intanto ho preso il mangiare che gli serviva perché avevo finito il mangiare. E queste sono le cose, in totale 29 euro speso. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho trovato questi qua, amici di Trudy, all'Iperal. Tu vai all'Iperal, spendi 1,99 euro un pacchetto e fai la collezione di questi. Io ne ho presi tre perché non ho resistito. Ovviamente io voglio fare la collezione e trovi questi. Praticamente trovi tutti questi animali, tipo l'elefante, giraffa, il gatto, il leone, il gufo, il cane, la volpe, poi c'è il lupo, il maiale, l'orso, la tigre e praticamente tutti questi qua. Io spero di non trovare il doppione perché poi quando vado all'Iperal ne compro altri perché sono troppo belli e per la nuova casa, per fare la collezione, è irresistibile. Per cui adesso le apriamo insieme e vediamo che cosa troviamo dentro. Speriamo non i doppioni. Sono 12. Questi li possono prendere dai 3 anni in su. E niente, apriamoli. Non so. Comunque si aprono strappando perché c'è l'etichetta. Iniziamo con questo. Oh mio Dio. No. Allora, ho trovato l'orsetto. Qua c'è quello che troviamo. E ho trovato Ettore. Ah, c'hanno anche il nome. No, vabbè. Sono molto morbidi. È bellissimo, 2 euro ne vale la pena. No, devo tornare subito a comprare tutta la confezione perché c'è. Guardate, è bellissimo. No, vabbè. Andiamo con l'altro. Spero che non è uguale. Non è uguale? Sì, abbiamo trovato la volpe. Che bello. No, anche questo è bellissimo.
perché ho l'ansia tutte le volte di trovare uguali, no? Poi quando ce l'hai uguale non è giusto perché c'è. La volpe si chiama Vicky. Cioè, è bellissima. Poi ve la faccio vedere col sole. È bellissima. Sembra rosa anche questa. In teoria dovrebbe essere un... Boh. No, è un rosa. Anche se dovrebbe essere arancione, ma... Se è un rosa. Praticamente uguale all'orso. Il colore non cambia. L'ultimo, speriamo bene... Ho trovato il gatto, è bellissimo. Questo è grigio e bianco con la targhetta della Trudy. No, vabbè. Allora, sono stata fortunata perché sono diversi, tutti e tre diversi. Sono bellissimi. Il gatto si chiama Brad o Brad, no, credo Brad. E me ne mancano altri. Per cui. Ovviamente mi manca l'elefante, la tigre, la giraffa, il maialino, il gufo, il cane, il lupo e l'altro Igor, che non mi ricordo come si chiama, tipo procione. Cioè, li devo prendere tutti, sono troppo belli, per cui se voi li vedete prendeteli perché per la collezione secondo me sono stupendi, cioè. E niente, è questo. È tutto. L'odore sa proprio di pesto. La forma sembra pasta. È verde. Allora, sono leggermente di pesto, non tanto forte, si sente forte l'aglio, però sono buone, direi che sono promosse, sono buone, anche se si sente anche un po' troppo l'aglio, però sono di pesto. Thank you.